Ciao a tutti. Eruptav Shilin. Non si usano più di due aravot quando si lega l'ulav. L'ulav, la mitzvah di ulav è composta da la palma, una palma, due aravot e tre adassim e l'etrog. Adesso, due aravot e tre adassim sono il minimo. Non si aggiungono più di due aravot. Però, se vuoi aggiungere, puoi aggiungere tanti adassim. C'è chi mette 18, 26 o 36, eccetera. Si fa uno sforzo di legare il lulav, quella da Aravot e Adassim, legarlo dentro a Sukkah, la vigilia di Yom Tov. Non sia legato domani, che è già festa, che è un po' problematico legarlo di festa, ma legarlo prima della festa. Per legarlo si fanno dei anelli che sono fatti proprio con la foglia di palma e ci vanno 5 anelli sul lulav. 3 anelli per legare le adassim, le aravot. E adassim sono i mirti, le aravot sono i salici sulla base del lulav, per cui giù, e questi 3 vanno legati uno vicino all'altro all'interno di un pugno, praticamente 8 cm o 10 cm, qualcosa del genere, e poi altri 2 per tenere l'ulav chiuso si legano sull'ulav in maniera che vengano coperti dagli adassim e l'aravot, per cui sotto l'adassim e l'aravot più alto possibile, ma che siano coperti, almeno che anche il superiore sia coperto almeno parzialmente. Shalom a tutti.